Buongiorno fanciulli, buongiorno fanciulle, come state? Cambiamo spesso location, adesso andiamo a realizzare una stesura collettiva che però potrà parlare in modo diverso per ciascuno di voi, in quanto il punto di partenza non è lo stesso e quindi il percorso da lì all'arrivo darà una strada differente. Andiamo a vedere lui, con il quale hai un'attrazione fortissima, la senti, ma la sente anche lui. Si lascia andare, poi sparisce, ti dice che ti vuole bene, ti bacia e poi silenzio. Sì, ancora c'è una persona presente nella sua vita. Vediamo se ne è succube, che tipo di energia dinamica karmica c'è tra loro, se si emanciperà da questa presenza, cosa potrà accadere tra voi, se puoi sperare in un qualcosa, cosa prova quando è vicino a te, cosa non ti dice, se c'è un blocco di che natura è, iniziando dal chiederci a livello karmico che cos'è che vi ha fatto incontrare. Quindi cerchiamo di fare più domandine possibili. Poi vi ricordo che le carte le metto al dritto, le interpretiamo per come si danno, parlo come fosse un uomo verso una donna, lo ripeto per chi si collega la prima volta con questo spazio virtuale, parlo in questo modo solo per convenzione linguistica. Il video ha validità da quando lo ascoltate, se vi fa piacere, qui sotto potete lasciare commenti e interagire. Io adoro leggervi, invece qui sopra trovate il tasto per iscrivervi al canale e per i più coraggiosi, le più coraggiose, anche la campanella per le notifiche a seguito di avvenuto caricamento di video. In quanto molte, molti legano all'orario, ai numeri uguali, eccetera, eccetera, significato e sincronicità, e ci sta pienamente. Cos'altro? Se volete chiedere informazioni, sempre nell'info box trovate l'indirizzo, che è sempre il medesimo, tarocchiviaggioalchemico@gmail.com, non è mai cambiato, e fate attenzione perché se qualcuno vi contatta a nome mio del canale non sono io e si tratta, ahimè, di truffe, se vi propongono cose a nome mio. E mi pare di avervi detto tutto. Possiamo quindi iniziare ed iniziamo proprio con il chiederci a livello karmico che cosa c'è tra voi due. Ed ovviamente, dopo aver capito cosa c'è a livello karmico tra voi due, proviamo a vedere se l'energia dell'altra persona è una sorta comunque di catena o guinzaglio che lo lega e a che titolo. Quindi tra te e lui, che tipo di energia abbiamo? Karmicamente parlando, la carta della morale. Una carta particolare perché una persona che si è già giudicata non è stata assolutamente accondiscendente con sé, né si è descritta, vista e valutata migliore, anzi è andata giù dura questa persona, cioè questo uomo con se stesso ci è andato giù pesante, condannandosi e arrendendosi a quella che è un'evidenza che tra l'altro stona con il fatto che nella carta occhi non ce ne siano. Quindi non è un'evidenza oggettiva. Questa persona sente delle cose e le mette sotto chiave perché attraversa una fase comunque di confusione. La confusione potrebbe essere il risultato della realtà immaginata, queste nuvole, fantasticata, e la realtà esterna. La realtà esterna oggettiva che non guarda, vediamo a livello karmico cosa ci dice. La realtà interna è quella che io ho imprigionato e incarnandola come unica realtà ha imprigionato me. In poche parole, questo se le sta raccontando. Che cosa? Un sacco di bugie. Che funzione hanno? Di protezione. Perché è vero sì che dentro una grata sei in prigione e non puoi uscire, ma è vero anche, psicologia, ahimè, non nel senso di giudizio psicologico, la nostra psiche funziona a volte anche così, inverte, no, i termini del discorso. Io mi sto proteggendo perché non esco, ma non faccio entrare. Vedi, lui dovrebbe lasciarsi andare. Se riuscisse a lasciarsi realmente andare nei tuoi confronti, e cosa? La rugiada, l'acqua,
l'acqua, i sentimenti, con rinnovata leggerezza, la delicatezza di una lacrima che scende, no, da occhi che qui non ci sono, e quindi le lacrime come fanno a venire fuori? Certo che mi sono chiuso, certo che sono chiuso nei tuoi confronti, però perché mi sto chiudendo? Se mi aprissi e mi lasciassi andare, mi centrerei, cioè troverei un equilibrio interiore che nell'oggi non ho, e proprio perché non lo ho e non cerco di conquistarlo, ecco, che mi trovo in una condizione interiore di conflittualità. Quindi ho un leone in gabbia che sembra aver scelto la sua gabbia e averla eletta a proprio regno. Sono il re del mio nulla in questo caso, lì dove la vita con te potrebbe darmi tutto karmicamente, perché nel buio della confusione di una notte dell'anima, essendo un personaggio spirituale, ci parla più di spirito e di anima che non di corpo, io ho imprigionato il corpo e sto straziando l'anima che soffre di una condizione che non le appartiene. E potrei tranquillamente rasserenarmi e rasserenarla se aprissi gli occhi dinanzi l'evidenza di un sentimento che trattengo, dovrei lasciare libero e condividere con te un percorso che non ci vede incontrarci ogni tanto e separarci. Questo è un andare l'uno a fianco dell'altro, dell'altra, in un percorso lineare e non un incrociarsi e perdersi. E la connessione è fortissima, non la senti solo tu, la sente lui. E infatti è privarsi degli occhi, metafora, il tentativo di non sentirla. Lì dove, come fa il girasole quando incrocia una fonte di luce per sua profonda natura, a non seguire quella luce e volgere il capo verso quella luce e andare verso quella luce? Quindi cerchiamo di capire perché a livello profondo lui sta mortificando un istinto reale che ci parla di una connessione antica che non senti solo tu, ma che sente anche lui e che dovrebbe portarvi verso un futuro di realizzazione. Perché se lui si aprisse a te e si mettesse nella condizione, se non vuole uscire, di lasciarti entrare nella sua vita, che cosa accadrebbe poi tra voi due? Beh, innanzitutto iniziereste a seguire il corretto flusso degli eventi e lasciarsi andare, scorrere nello scorrere del tutto, senza pesantezze, qui proprio in maniera leggera, serena, trasportati dagli eventi, senza fatica. Ma il problema allora è: che cosa c'è karmicamente con quell'altra presenza? Che tipo di energia c'è che lo tiene sotto chiave? Allora, è solo questione di tempo, perché anche quell'esperienza lì è formativa e lui rimane legato al limite dell'albero, perché il seme con il frutto che cos'è se non un albero in potenza? Ma un albero non può nascere su un altro albero, deve guadagnarsi il suo spazio, il suo terreno, la sua libertà. E la guadagna quando scade il tempo del legame, come un po' la libertà arriva quando termina la condanna e le porte si aprono. Da una immobilità e situazione sospesa, il lasciarsi andare seguendo gli eventi è anche semplicemente il frutto che si stacca dall'albero. Quindi di per sé non è una nemica l'altra persona. Anzi, è un'energia che nel trattenerlo lo sta anche nutrendo e sembrerebbe che lui, in una sorta di situazione un po' tossica, zona di comfort, però, attinge e prende. Quindi vai a capire, essendo proprio sottile la linea di confine tra loro due, chi è la vera vittima e chi il vero carnefice. Perché qui la mela si staccherà dall'albero, cadrà, nel cadere metterà radice. E lì poi dovrà riuscire a crescere da sé, il che vuol dire che non è ancora giunto il momento di questo incontro che è risolutivo, incontrarsi per finalmente affiancarsi. E allora la domanda è: che cosa ti puoi aspettare dalla vita? Cioè, tu puoi davvero credere
sognare, sperare nel costruire qualcosa, nel riuscire effettivamente a costruire qualcosa con lui, nel poter costruire qualcosa con lui. Vediamo un po'. Beh, guarda, assolutamente sì, perché questa carta di celebrazione che richiama altre di coppe è una carta di riuscita, di obiettivo comune verso il quale si converge e di abbondanza. E anche potremmo dire eventi all'apparenza pericolosi e nefasti che si rivelano una manna dal cielo. Questa non è una tempesta. Qui è un sentimento che inizia goccia a goccia e all'inizio fa anche fatica, no? Quella piccola goccia e poi è una pioggia, c'è cioè un insieme di gocce, così a dire. Si inizia piano piano e poi arriva l'abbondanza. E d'altronde andiamo a condividere, se non fosse abbondanza non basterebbe neanche per me. Però chi è che deve superare il limite? È la persona che ha questa conflittualità interiore. Però salterà ciò che lo costringe, lo tiene, ma lui non sta facendo nulla per velocizzare il cambiamento. Quindi l'unica cosa che possiamo evidenziare è che esistendo il libero arbitrio, che non è cambiare il destino, ma tentare tutt'al più di rallentarlo o velocizzarlo allineandosi con gli eventi. Ecco, lui non si sta allineando con gli eventi. Lui pone e oppone resistenza. A lui questa situazione un po' ambigua, gioco forza, gli fa comodo. Perché però? Quindi vediamo un attimo nella sua mente quali sono i progetti futuri con te. Se lui già immagina qualcosa assieme o se nell'oggi neanche ipotizza una cosa del genere. Quali sono nella sua mente i progetti futuri verso di te con te? Vedi, è tutto molto lento, ma non immobile. E il concetto della maturità e maturazione è proprio questo. Lì abbiamo il frutto completo che si stacca dall'albero. Qui il terreno è stato lavorato, arato, ci sono i solchi, vado a seminare questo mio pentacolo, quindi un seme che ha un suo valore, ma ancora non mi espongo al 100%. Quindi faccio un gesto piccolo e poi passa tempo prima che io possa fare un altro gesto piccolo o voglia fare un altro gesto piccolo. Ed ecco che l'armatura, quella dalla quale deve liberarsi, che abbiamo visto nella carta di prima, è ancora un abito e un'abitudine voluta e scelta. Quindi è lui stesso che ancora non si lascia andare. Tant'è vero che tutto si sblocca nella carta che abbiamo visto prima, che ci parla del lasciarsi andare. Ma guarda dove si arriva. E c'è un altro elemento molto interessante nelle goccioline di acqua che fuoriescono insieme a questi piccoli ruscelli, chiamiamoli così, perché questa è una fonte, un cuore che produce abbondanza tale da non poterla contenere e riversarla all'esterno. Allora, cosa ci dice questa carta? Che dalla goccia iniziale della carta del lasciarsi andare si arriverà alla celebrazione, più celebrazione di questa, della carta della celebrazione, dove la pioggia era l'insieme di tante gocce e a terra un terreno ricoperto di acqua, ma non era un'acqua pericolosa che travolge, no? Era un'acqua che porta, che va anzi a acquietare la sete di un terreno che ha atteso per troppo tempo. È ovvio che nella lentezza è insito il concetto dell'attesa e nel concetto dell'attesa il tempo della maturazione e della maturità. Poi l'asso di coppe è comunque una grande vittoria, quindi a voler essere proprio molto diretti e letterali, guarda che questo se la sta prendendo comoda. Qualcosa gli torna indietro, è utile per lui.
Il fatto di prendersela comoda non è un vero e proprio problema. Sì, ok, voglio dare questa impressione, sono molto duro con me, però è anche una maschera che indosso, perché l'armatura non è una vera e propria maschera, però un pochettino, no, dissimula quello che c'è dentro, cioè intuisci ma non vedi, non mi espongo al 100%. E allora la domanda è, ma perché se la sta prendendo così comoda? Per una questione di timidezza, di timore, per quale motivo se la sta prendendo così comoda? Ma sembra più che altro un atteggiamento infantile, tutto al più un po' così, l'orgoglio, l'egocentrismo, oppure è solo perché sto comodo così? Cioè, paradossalmente, magari sono pigro. E quindi quella pigrizia si rispecchia in tutti gli aspetti della mia vita. D'altronde, però, il muro della carta del sole viene a dirci che prima di potersi mettere in gioco, deve mettere un muro con il passato. Deve cambiare, mi verrebbe da dire, padrone, ma non è padrone, è compagno di cammino, di viaggio. Perché nella carta della condivisione io sono un girasole che segue una fonte di luce, la candela. Ma qui mi devo lasciare dietro le spalle un altro tipo di fonte di luce e altri girasoli. Però vuol dire ripartire da zero, ricominciare il bambino, l'inizio, l'infanzia. Di conseguenza, la domanda è: ma con quell'altra persona che abbiamo capito comunque avere e avrà e ha avuto una funzione importante? Nonostante tutti gli aspetti esterni che razionalmente potresti giudicare negativamente, perché l'apparenza inganna e anche il peggiore dei nemici in realtà può a livello karmico rivelarsi un alleato fidato e fedele e utile, cioè tra di loro il discorso è ancora in piedi, quindi il muro è stato tirato su o ancora no? Beh, guarda, sinceramente ancora no. Perché? Ma manca poco. Perché dipende da lui. Lui da questa esperienza avrebbe dovuto già aver imparato delle cose e aver preso in mano la propria vita, aver fatto delle scelte. Però qui c'è qualcosa che lo lega anche fisicamente parlando. Quindi c'è un'energia di fondo a livello sessuale, mettiamola così, che non è del tutto esaurita. Poi magari può non accadere nulla tra loro, così come può accadere qualcosa, o comunque c'è quel tipo di carisma che un po' li lega. Vediamo se c'è qualcosa a livello pratico, al di là di quello che lui può fare, dire, raccontare. Vediamo se c'è fisicità. Fatto sta che comunque la carta fa comprendere che quell'esperienza lo aiuterà a maturare, diventare l'uomo che deve essere e nell'uomo che deve essere prendere in mano la propria vita, croce della vita, lasciandosi gli ostacoli alle spalle, le montagne. Forse lui sta tornando ancora indietro perché ha un lavoro non concluso del tutto e quindi non è tanto questione di sessualità il fuoco del Cavaliere di Spade, ma essendo questo fuoco legato a questo personaggio con anche le teste d'ariete, ci viene a dire che il Cavaliere è lui. Ancora con la sua armatura, che prima di potersi muovere verso di te deve prendere le distanze, vedi? Questo è un personaggio che si distanzia, cioè proprio fisicamente prende la distanza dal centro abitato e che fa lavorando, evolvendo, maturando, quindi io sto crescendo prima di cadere come frutto maturo, deve chiudere con qualcosa che è alle sue spalle, che non è così solido come crede. Qui abbiamo delle piramidi che richiamano, dune o piramidi, l'immagine di queste montagne. Le montagne sono gli ostacoli esoterici per eccellenza, quindi dietro di me ci sono degli ostacoli che non ho ancora affrontato. Devo trovare il coraggio e la forza di chiudere quei discorsi che non mi portano da nessuna parte, essendo il deserto comunque qualcosa di non solido. Non posso costruire cose stabili su quell'esperienza, ma quell'esperienza è stata fondamentale e funzionale per imparare a migliorare quello che io ho fatto male prima e farlo bene dopo, quindi magari con te.
Quindi un'altra spiegazione potrebbe essere questa. Allora, o c'è una qualche energia a livello proprio di sessualità, di carisma, da quel punto di vista che ancora un po' li lega e vuoi o non vuoi che ci siano o no incontri, ancora lui non lascia andare, fosse anche solo un discorso interiore o anche un discorso inconscio, ci può stare, perché se non la lascio andare e mi tiene quell'energia, si capisce perché non riesco a lasciarmi andare verso di te, perché non sono libero e allora no, io mi sono già moralmente condannato, mi sento pure in colpa perché mi sento tra l'incudine e il martello, sono io, non il mio chiolo, sono io tra l'incudine e il martello, tutte immagini che tornano, oppure è proprio questo discorso molto più profondo potremmo dire, ma anche molto più astratto, cioè è il non avere ancora chiuso con delle situazioni del passato e fino a quando non lo faccio, non ci riesco, non vengo da te. E torna di nuovo l'immagine della prigione nella carta della morale e della libertà intesa come apertura. Allora vuol dire che quella chiusura non è solo io con me stesso, sono io che ancora non sono libero perché un discorso karmico non è concluso. Finché non è concluso, io non lo ho chiuso, non posso aprire al nuovo. Mamma mia, che energie! Di conseguenza, innanzitutto, poi vediamo lui che cosa prova quando sta con te, se è sincero quando ti dice che ti vuole bene, prova sentimenti. Ma tu che cosa ti puoi dunque aspettare in questa incarnazione per il futuro prossimo? Che cosa ti puoi aspettare in questa incarnazione? Beh, puoi aspettarti cose notevoli per il futuro prossimo, quindi il futuro può essere da qui a un mese, a un anno, 2 anni, cioè l'arco del cambiamento totale. Perché qui la maturità è il punto d'arrivo, il frutto, eccolo. Tutta quell'abbondanza, no, della carta della celebrazione, alzare calice al cielo e celebrare, è l'asso di coppe di prima che tirava fuori da sé tutto quel liquido sentimento che sgorga dal cuore, perché la coppa, il vaso, l'anfora sono il cuore. Quindi diciamo che le carte sono molto molto interessanti, per quanto il contesto è ancora un po' così come un elastico, no? Quindi teso, che può ancora resistere perché si può ancora tirare di più fino a quando devi dare il taglio. Lascia andare quello che è stato lui e affronta il futuro, figlio mio. Dovrebbe farcela, però. Ora ci vuole la pazienza da parte tua più che altro. Vediamo lui che cosa prova interiormente quando siete vicini. E poi se è sincero. E poi facciamo altre domande. Lui che cosa prova interiormente quando siete vicini? Questo uomo che cosa prova dentro di sé? Allora, di nuovo l'anfora, quindi il cuore, la sorpresa, tu lo metti a nudo, cioè lui dice e non dice, fa emergere delle cose. E poi il passo indietro, mette luce e adombra, perché lo mette a nudo ed è profondamente attratto e quando è così a nudo ed espone soprattutto la schiena, il rischio è di essere feriti, ma non perché tu lo vuoi ferire o lo puoi ferire, ha una paura sua. D'altronde, io non mi lascio andare. E nel non lasciarmi totalmente andare è come se cercassi in qualche modo di proteggermi, che è sempre il discorso del chiudersi e dell'armatura. Dentro l'armatura solo 2 gocce di Chanel battuta per dire dentro c'è un corpo, vestito nudo è il corpo che non sto ancora esponendo, il corpo è la presenza. Se mi espongo in presenza in modo costante vuol dire che io ti scelgo e sto al tuo fianco. Io ancora non mi espongo perché mettermi in questa condizione vorrebbe dire che cosa? Per me soffrire. Io ancora non riesco a lasciarla andare l'armatura, che è un limite, è un muro che io metto tra me e te perché l'armatura, per quanto sottile, è un limite tra me e te. E allora capisco perché non riesco ancora a iniziare il bambino, perché io devo buttare giù quel muro che nella carta del sole c'è. Tra le spalle del bambino e il suo passato. Quindi è lui che non riesce ancora a dare il taglio al passato. E quindi quell'elastico ancora lo riesce, no, ad utilizzare
perché lo tende, ma c'è ancora margine per poterlo tendere e quindi è solo una questione di tempo. Ma lui, oltre ad avere questo timore e ad avere questa paura, che cosa prova quando è vicino a te? Lui cosa prova vicino a te? Innanzitutto sa che tu lo aspetti e lo aspetterai, è come se avesse questa certezza nel suo cuore. E soprattutto se la prende comoda, perché? Perché ha questa certezza nel suo cuore. Cioè, alla fine è il successo. Non possiamo dire che lui non stia pensando per niente al fatto che tra di voi, in una prospettiva futura, potrà esserci qualcosa, ma di stabile e duraturo. Anzi, è come se avesse la certezza che questa cosa accadrà ed ecco perché riesce comunque a comportarsi per come si comporta, solo che quello che pensa non lo esterna, quindi non è che rassicura te. Se anche tu potessi avere la certezza del mi sto prendendo, no, un anno sabbatico, cioè me la prendo comoda, ma poi vedrai io e te che cosa faremo, beh, anche tu la vivresti in maniera differente. È solo che tu questo tipo di informazione da lui non l'hai, perché lui non ti dà questo tipo di informazione. Ma allora lui pensa anche di chiudere totalmente e finalmente con l'altra presenza, diretta o indiretta. Ma guarda, diciamo che l'altra persona non lo lascia andare effettivamente. E lui continuerà un pochettino a darle le briciole, però è una dinamica vittima carnefice. Sembra più forte quella persona, no? È più forte lui nei confronti di quella persona che si prende solo le briciole e quindi il premio di consolazione. Anzi, persona che sa anche che non è suo, che lui con la mente e con il cuore va in un'altra direzione, una persona che è gelosa, pur di non perderlo, lo lascia andare, cioè, pur di non perderlo in assoluto, va bene una donna in ogni porto. Ed è molto conflittuale con se stessa più di quanto lui possa esserlo stato con sé. Allora, ma tu e lui, visto che viene fuori come re di coppe, avete la possibilità di essere felici come coppia, cioè anche se qui non si stacca totalmente tutta questa vecchia storia da lui, cioè diventerà però inoffensiva per te. Solitudine, casa e protettore. Sì, diciamo che il malessere di lei rimarrà cosa sua e non può entrare nell'intimità di quello che vai a costruire. Perché? Perché l'energia che ti circonda e vi circonderà è comunque di protezione. Ma lui è sincero quando ti dice che prova dei sentimenti e ti vuole bene, soprattutto perché fa ancora questo passo indietro. Vediamo un po'. Allora, attratto tantissimo, amante lui, amante tu. Allora il passo indietro lo fa perché appunto ancora non è totalmente libero e dall'altra parte c'è una situazione conflittuale. Ti fa delle sviolinate, questo è certo, però sono ricambiate, cioè speculare il sentimento. Come se le carte stessero dicendo, essendo voi allo specchio per capire cosa prova lui, chiediti cosa provi tu. La risposta che ti dai è quello che prova lui per te. Però qui ancora lei non è rassegnata al 100%, il tentativo di tenerlo legato a sé c'è. Quindi questa persona che cosa pensa di lui in questo momento? Vittoria, amore e disgrazia. Sente la situazione sfuggirle dalle mani. Perché la carta della disgrazia rispetto alla carta della casa di prima, che è la realtà che si potrà poi in un futuro costruire assieme tu e lui, la carta della disgrazia è una casa, lo faccio sempre vedere, che in realtà a differenza della casa normale è una casa che va a fiamme. Qui è un edificio ambientato in un'epoca antica. Allora la domanda è un'altra. Che cosa ti consigliano all'atto pratico le carte in questo momento, oltre che avere pazienza. Cosa ti consigliano?
Allora, l'appeso. Non solo avere pazienza, ma puoi anche iniziare a pretendere qualcosina in più. Certo, non è che lui ti potrà assecondare più di tanto, ma inizia a creare quel contesto della condivisione dove ci dobbiamo affiancare. Si affiancherà, sparirà, si riavvicinerà, sparirà, lo vedrai sulle sue, preoccupato, agitato, non deve farsi vedere, non deve dare nell'occhio. Però d'altronde sta iniziando a creare concretamente il contesto che vi vedrà assieme in futuro. Quindi lui prova dei sentimenti verso di te, quello che dai ti torna indietro comunque. Beh, guarda, ti tornerà indietro la prova dei suoi sentimenti, però le carte ti chiamano ad una scelta importante, cioè il nostro 4 di spade ti pone nella scomoda, perché questa non è comoda proprio per niente, situazione di decidere se lui non ti dà quello che dai e parla parla ma non fa, non ti torna indietro quello che tu hai investito in questa storia, di dare un taglio. Il taglio in questo caso è la decisione delle persone forti, cioè di coloro che sanno che se il legame è sincero non si può perdere per strada, anzi solo metterlo alla prova potrà velocizzare i tempi. Il taglio non lo dai se hai paura che quel taglio possa voler dire chiudere la porta dietro di sé ed essere la causa della fine di qualcosa che non vorresti mai far finire. E all'inizio, poi, quando questo taglio riuscirai a darlo, la paura ti verrà. Anzi, penserai di aver fatto una stupidaggine, ti butterai molto giù, sarai molto triste, invece devi credere in te perché è una sorta di magia. Ecco che nel momento in cui non credi più a nulla, e soprattutto non credi più in questa storia e nel fatto che possa ripartire, ecco che finalmente arriva lui con l'unico gesto che hai sempre atteso. E vediamo a cosa porta. No, vabbè. Guarda, pensavo all'asso di coppe di prima. Questa si è buttata dal mazzo. Cioè, più chiaro di così. Poi è evidente perché abbiamo anche detto la questione dell'affiancarsi. Dove qui ci affianchiamo, però vedi, un po' infastidito, come se guardasse anche in un'altra direzione. E poi però eccoti i delfini paralleli, cioè, più di questo. Fammi sapere, aspetto riscontro. Un bacio e ciao.